Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo della pianta acquatica Vallisneria. La Vallisneria deriva dalla famiglia Hydrocharitaceae e ha origini asiatiche, ma per la sua resistenza e facilità di adattamento si è diffusa in tutto il mondo. Le Vallisnerie sono piante totalmente sommerse e sviluppano foglie nastriformi, molto alte e resistenti, quasi vetrificate. Questa varietà è consigliata spesso ai neofiti, poiché è molto semplice da gestire e può stare in acque sia acide sia in acque più basiche e riesce a resistere ad acque che presentano una conducibilità massima anche di 1000 microsiemens. La peculiarità di questa pianta è che ha una crescita molto veloce e in lunghezza e quindi da considerare una pianta da terzo piano, ovvero metterla nella parte posteriore dell'acquario. Un'altra cosa da considerare è che appena raggiungerà il pelo dell'acqua non è che fuoriuscirà, ma si distribuirà sul pelo dell'acqua a seconda del flusso che avrete installato nella vostra vasca. Andiamo a vedere adesso la Vallisneria Gigantea. È la varietà di Vallisneria più grande. In ambiente naturale riesce ad arrivare ad un'altezza di 2 metri. La foglia ha uno spessore che può arrivare fino a 3-4 cm. E spesso le estremità delle foglie sono caratterizzate da un colore scuro, quasi marrone. Questo non significa assolutamente che le foglie non sono sane. Ha una crescita molto veloce e si devono scegliere vasche grandi e adeguate. Tra tutte le varietà è quella più resistente ed ha un range di temperatura che va dai 16 gradi Celsius fino ai 30 gradi. Parliamo adesso della Vallisneria Spiralis. È molto simile alla Gigantea per valori e manutenzione. Cambia solo la morfologia della foglia e presenta un'altezza più ridotta e uno spessore più stretto, circa 2 cm. È caratterizzata da un colore verde un po' più chiaro. La Vallisneria Rubra, molto simile alla Gigantea per valori e manutenzione, presenta una foglia più rigida. Stessa grandezza della Spiralis, ma caratterizzata da un colore molto più tendente alla tonalità del rosso scuro. In presenza di molta luce, il rosso appare più acceso e vivace. Parlando della Vallisneria Nana, è molto simile per esigenze alle altre Vallisnerie, quindi molto resistente e veloce nella crescita. L'origine geografica di questa varietà, invece, è l'Australia e presenta foglie molto strette. La differenza fondamentale è che ha lo spessore delle foglie leggermente più sottile, quasi di 1 cm. Per quanto riguarda la lunghezza massima, è leggermente più ridotta, intorno a 50 cm massimo. È comunque da considerare una pianta da terzo piano. La Vallisneria Torta ha la stessa facilità di gestione delle altre. È caratterizzata da foglie sempre nastriformi, un po' più ridotte, di altezza 25 cm massimo, ma con la peculiarità di averle attorcigliate su se stesse, formando quasi una spirale. Per quanto riguarda la riproduzione e la moltiplicazione, possiamo dire che è facile, poiché produrrà da sola molti stoloni dai quali poi usciranno nuove foglie. Un altro sistema è quello dell'inseminazione per mezzo del fiore che fuoriuscirà dall'acqua. Per quanto riguarda la fertilizzazione, possiamo dire che è una pianta che non ha bisogno di molte attenzioni. Basta una normale somministrazione di micronutrienti e macronutrienti. Inoltre, non è essenziale avere un impianto di CO2. Una cosa che consigliamo, ovviamente, è di avere un substrato parecchio alto, superiore a 10 cm, poiché queste piante hanno un ottimo apparato radicale e produrranno parecchi stoloni. Il range della temperatura ideale va da 18 gradi a 30 gradi Celsius. La luce richiesta è media, la velocità di crescita è veloce. Il range del pH va da 6 a 8, il range del GH va da 7 a 30. Difficoltà coltivazione facile. Un vasetto di Vallisneria al dettaglio viene venduto a circa 6-7 euro. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua, come pH, GH e temperatura,
Per una maggior conoscenza su alimentazione e cura dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping e materiale tecnico. Grazie per essere stato con noi su Aquascaping Lab. Ti consiglio di aggiungere commenti qua sotto per ulteriori informazioni e cliccare mi piace. Iscriviti al nostro canale per ulteriori news.